Sono qui alla mostra in pescheria, ex pescheria Rovigo, questa collettiva bellissima e che è iniziata il 21 aprile, il giorno del mio compleanno, tra l'altro, e finisce a fine mese, domani penso. E una quadra, ci sono 50 pittori, scultori, pittori, è una cosa fantastica. Qui a Rovigo l'arte, qui abbiamo il primo classificato, Christian Bergantin. Guardate che quadri, mi ricorda anche Vedova, il grande pittore veneziano, ma penso che sia stato suo allievo, se non ho capito male. Poi abbiamo Spirilli, abbiamo vari nomi dell'arte italiana. Guardate questi quadri, che potenza, che energia, guardate, guardate che energia. Tatiana Crivellin. Adesso niente. Metto anche su Facebook per capire che veramente non esiste solo Picasso, Chagall, Matisse, Boccioni, esiste anche una realtà che ha bisogno di esprimersi qui a Rovigo. Cioè esiste una realtà di grandi pittori, anche se non sono magari originari di Rovigo tutti quanti. Per esempio mi sembra che sia della Turchia, se non sbaglio, questa ragazza, non vorrei dire sciocchezze. Marian però si firma Rovigo, vive a Rovigo. Poi abbiamo sempre, guardate, Christian che ha vinto il primo premio, guardate che capolavori, guardate, parlano queste tele, parlano. E poi abbiamo gli amici pittori, Giancarlo Gulmini, Giacomo Tidano, guardate che belli i quadri di Tidano, guardate questo è un plastico meraviglioso, questo è un plastico bellissimo, guardate, questo sembra un tappeto, guardate che bello, sembra un tappeto di Nicoli, guardate che capolavori anche di Nicoli, Claudio Nicoli. Poi abbiamo Mario Buonalberti, un poeta, vedete, un poeta morbido, un poeta classico, quadri molto dolci, morbidi. Poi abbiamo Maurizio Spano, bellissimo Spano, guardate che surrealismo, guardate che surrealismo. Fabiana Zaia, la musica sull'arte, l'onda sonora e la vibrazione della musica. belli. Qui ce n'è per tutti i palati, per tutti i gusti. Danilo Burin, belle queste case polesane del Po, dell'Adige. Queste pinete di questi campi che abbiamo qui col grano, in questo periodo abbiamo il frumenton. Poi abbiamo Alfredo Piero, Abano Terme, guardate Alfredo Piero. Alberto Stocco, il cielo, l'azzurro, guardate che forza questo quadro. Poi abbiamo Tatiana Crivellin, Rovigo, un mosaico, sembra quasi una cosa persiana, con oro, diamanti. Poi abbiamo addirittura l'occhio onnipotente, onniveggente, Shiva, cultura indiana, cultura, guardate che esplosione di energia ayurvedica, energia cosmica, shamadi. Qui abbiamo Antonio Carrara, segnalato Carrara, molto molto per me un misto tra Kandinsky, tra Giacomo Balla, guardate questo, Antonio Carrara. Qui abbiamo, sembra un elefante per me, un elefante di una, un elefante sacro indiano, sempre molto Shiva, molto buddista, bello. Qui abbiamo un paesaggio classico, Albertina Lombardo, però di notte, quasi la nostalgia ma anche la paura della notte per certi individui sensibili, per certi spiriti sensibili. Poi abbiamo Ugo Vistosi, Vistosi è spettacolare, guardate Ugo Vistosi, guardate che pittore rodigino, bravissimo. Questi sono degli acquarelli con grande tecnica esecutiva classica, grande studio, la Camera di Commercio di Rovigo,
Vistosi veramente un grande, secondo me, un grande pittore neoclassico, neoclassico. Poi abbiamo a Sandra Bernecolli, questi colli lunghi, forse un po' alla Matisse. No, neanche. Poi abbiamo Sandra Bernoccoli, bellissimi, sempre questi colli alti, questi paesaggi astrali, futuristici. Questo è bellissimo, questo quadro, è bellissimo. Ma torno su Ugo Vistosi, perché questo pittore rodigino mi dà un po' anche del lavoro classico di alta scuola. Qui siamo su alta scuola, perché ci vuole tempo per fare questi acquarelli classici su pergamena, Tempo e pazienza e precisione. Complimenti a Ugo Vistosi, Complimenti. Poi abbiamo Sabrina Lorenzini, questo bianco, la neve così, fatto di getto, un po' Pollock, un po' Chagall, che capolavori. Questo sembra quasi una lastra della Biennale di Venezia, una lastra fotografica, ma è bravissima. Poi passano da un genere all'altro. Guardate questo mare, questo, che forza, che quadri. Beh, io direi, chi riesce a venire domani a vederla su Facebook e sui social, adesso pubblico l'invito. Domani è l'ultimo giorno, non perdetevi qui nel corso di Rovigo questa mostra stupenda d'arte, di tanti artisti, con tanta energia bella, tanti colori, tante, tante veramente cose belle. Allora venite anche stasera, domani è domenica, 30 aprile se non sbaglio, è l'ultimo giorno fino alla sera, qui sul corso all'ex pescheria, dove si fanno le mostre d'arte da anni, l'ex pescheria, c'è questa collettiva spaziale meravigliosa. Vi saluto dal primo classificato, perché c'è stata una giuria che ha classificato primo Christian Bergantin, pittore veneto. Questo è il primo classificato, effettivamente sono stupendi, meravigliosi, meravigliosi. Vi saluto, Johnny Schiavo, artista ma anche amico degli artisti, per promuovere l'arte dove non nessuno magari la promuove. Anch'io faccio scultura, dipingo, faccio altre cose, il design, faccio anche, sto disegnando attualmente abbigliamento, come vedete. Sto disegnando abbigliamento per un'azienda che non voglio fare pubblicità, famosa in tutto il mondo. E poi comunque mi piace anche promuovere il lavoro degli amici, perché bisogna essere, condividere, ci insegna Facebook, bisogna condividere ormai, condividere, non essere egoisti, bisogna essere condivisi, condividere e aiutarci tutti in questo 2023, nel futuro, aiutarci, perciò condividiamo questa arte. Guardate sopra, che bisognerebbe fare le scale, però i tempi dei social sono anche già fuori tempo, perché ormai ci insegna TikTok che bisogna fare spot di un minuto, due minuti brevi, perché la gente non ha tempo. Questo dura mezz'ora, ma chi vorrà lo guarda, chi non vorrà non lo guarderà, perché lo trovate su YouTube, che basta scrivere su YouTube, dovrete digitare per vedere questo filmato, dovrete digitare La luce nell'arte, 21-30 aprile, sì, fino a domani sera 2023. La luce nell'arte, 21-30 aprile 2023. Ciao da Johnny Schiavo, artista e opinionista dell'arte. Ciao. Ecco qua, La luce nell'arte, 50 veneti. Bellissimo, bellissimo. Giancarlo Gulmini presenta. Complimenti, Gulmini. Complimenti.